Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi, prima di cominciare, voglio ricordarvi uno degli sponsor di questo podcast, il beer shop online 1001 Birre. Sul sito di 1001 Birre troverete tutti gli stili di birra di cui parliamo su questo podcast e anche molti di più per soddisfare la vostra curiosità e non fermarvi alla prima. Vi invito a inserire il codice Barley1001 in fase di acquisto per avere un 5% di sconto su tutte le birre che avete messo nel carrello. Oggi parliamo di un film del 2022 attualmente disponibile su Paramount Plus. Se siete degli smanettoni con una buona VPN riuscite a recuperarlo senza problemi e vi consiglio di recuperarlo perché è uno dei film più belli degli ultimi anni. E questo film mi è piaciuto talmente tanto che cercherò di fare meno spoiler possibile. Il film si intitola Babylon, è diretto da quel genietto di Damien Chazelle, è interpretato da Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva. Siamo nella Hollywood del 1926 e il film comincia con una festa orgiastica nella meravigliosa villa del famosissimo attore Jack Conran, una villa enorme, sperduta nel deserto. Oltre a Jack, in questa lunghissima ed entusiasmante scena di introduzione, conosciamo anche Manny, un giovane immigrato messicano arrivato in California anche lui inseguendo il grande sogno del cinema. Sempre durante questa festa entra in scena la star del film, Nelly Leroy, interpretata da una Margot Robbie impressionante, e diventa subito l'anima della festa, perché Nelly non vuole diventare una star, lei lo è e basta. Lei ha quel qualcosa in più che gli altri non hanno. E infatti quello che dice lei è: star, o ci nasci o muori nel tentativo di diventarlo. Manny si innamora a prima vista di Nelly, in particolare in una scena in cui il salone di questa villa è gremito di persone che ballano in modo forsennato, mentre Nelly è immobile al centro della sala a fumarsi una sigaretta in una posa degna di una statua greca. Veramente visivamente in questo film ci sono delle scene bellissime. Proprio durante questa festa Nelly viene scelta per fare un ruolo, un piccolo ruolo in un film, e il modo in cui viene scelta è un primo statement di Chazelle, il regista di Babylon, su quello che lui pensa di Hollywood. Nelly infatti viene scelta completamente a caso. Un assistente di produzione si affaccia sul balcone che dà sulla sala dove stanno ballando centinaia di ragazze e semplicemente la indica dicendo: lei va benissimo. Inizia così la carriera di Nelly Leroy, che oltre ad avere un discreto talento e una grande presenza scenica, ha direi soprattutto il pelo sullo stomaco di farsi strada in questa Hollywood un po' maligna. Anche Manny inizia a lavorare sul set, come tutto fare, e proprio a lui viene dato un compito importantissimo. Manny infatti deve recuperare una specifica macchina da presa per girare una scena al tramonto, e a quei tempi per girare una scena al tramonto non esisteva ritardare di un minuto o di 30 secondi, dovevi essere lì in quel momento con quella specifica luce. Non c'erano effetti speciali, non c'era green screen, c'era il sole, il set e doveva esserci la telecamera. E quindi Manny parte alla ricerca di questa macchina da presa, e mentre lui è via vengono girate delle scene di battaglia, perché stiamo parlando di un film di guerre medievali. Il regista pretende talmente tanto realismo che le comparse combattono veramente tra di loro, cioè a fine riprese ci sono letteralmente dei morti sul campo di battaglia. Finalmente Manny torna con la telecamera proprio nel momento in cui il tramonto è sulla linea perfetta, riescono a girare questa scena con un tripudio di esplosioni e di giubilo quando viene dato il cut finale. Manny finalmente capisce di far parte di qualcosa di grande, perché nella sua testa il cinema era qualcosa di più grande della vita stessa, e quindi c'è questo bellissimo momento in cui il cinema viene vissuto come la realizzazione veramente di un grande sogno. Il film subito dopo cambia tono, perché ci accompagna verso una delle innovazioni tecnologiche che hanno più sconvolto l'industria del cinema, che è il sonoro.
Quindi i film passano da essere muti a essere registrati con la vera voce degli attori. E la scena con cui il film ci mostra questo passaggio, io potrei riguardarla 100 volte al giorno. È una scena spettacolare, dove tra l'altro il film raggiunge forse il suo massimo di estetica, di regia, di montaggio, di interpretazione. Il set non è più un rumoroso circo, ma adesso, dovendo registrare anche il sonoro, si gira in studio con questo enorme microfono piazzato sopra la scenografia, ma soprattutto la grande differenza rispetto al muto è che adesso gli attori non solo devono imparare a memoria le battute, ma devono usare la loro voce. E usare la voce vuol dire anche, in un certo senso, manifestare la propria personalità. Purtroppo il passaggio al sonoro inizia a creare dei problemi ai nostri protagonisti, Jack Conrad e Nelly Leroy, perché dovendo usare la loro voce e quindi la loro personalità, purtroppo non incontrano più i favori né del pubblico né degli studios. Siamo spettatori non solo della parabola discendente di questi due attori, ma di tutto il decadimento del sistema Hollywood, perché con l'avvento del sonoro e quindi con l'avanzamento tecnologico in generale, Hollywood è diventata una vera e propria industria e quindi si è passati da una sorta di artigianalità che ci hanno mostrato nella scena precedente con la scena da girare al tramonto, le battaglie vere, ad un sistema produttivo appunto più tecnico. E anche dal punto di vista di chi comanda Hollywood il vento è cambiato, perché mentre prima investivano semplicemente visionari e sognatori, adesso sono entrati in scena banchieri, finanziatori o comunque una borghesia decisamente alta e anche decisamente snob. Neanche Manny riesce a rimanere attaccato a questo treno di Hollywood che corre troppo veloce anche per lui, per una brutta storia di debiti con un pericolosissimo gangster di Los Angeles, è costretto a lasciare la California. Ed è fantastica la scena in cui questo gangster cerca di convincerlo che le sue idee orrende per fare film invece valgano la pena di essere trasformate in veri film. E questo è un altro momento in cui Chazelle ci, tra le righe, dice qual è la sua idea di Hollywood, dove veramente basta avere qualche milione di dollari da buttare per sentirsi in dovere di dire io ho un'idea per fare un film. E purtroppo assistiamo a quella che è la fine del sogno di Manny, perché Manny sognava di far parte di qualcosa più grande della vita stessa e quindi del grande sogno del cinema, però si rende conto che il cinema in realtà non è un sogno, ma può diventare veramente un grande incubo. Verso la fine di Babylon assistiamo alle riprese di un altro film e il contrasto tra il primo set che abbiamo visto e l'ultimo è veramente tremendo, perché nel primo set c'era euforia, battaglie, sudore, sangue. In questo set addirittura la gente si annoia e c'è gente che si addormenta sulle sedie. In questo modo Chazelle ci sta raccontando una sua sorta di malinconia. Ci sta dicendo tutto è cambiato, il cinema ha perso il cuore, il sangue e ora si è donato ad una digitalizzazione disumanizzante. Quindi non c'è più bisogno di avere la giusta telecamera nel giusto momento del tramonto, basta girare in uno studio con un po' di effetti speciali e ci siamo tolti il pensiero. E Babylon, quindi Chazelle, non le manda a dire. Proprio alla fine del film c'è un montaggio visionario e devo ammettere molto coraggioso, dove Chazelle dice espressamente che la fine del cinema sono film come Matrix e Avatar. Piaccia o no a Hollywood per dire una cosa del genere, ci vogliono le palle. Babylon è un film, secondo me, meraviglioso. È tutto allo stato di grazia. Regia, sceneggiatura, fotografia, colonna sonora pazzesca e attori veramente fantastici. Ma allora perché non ha avuto il successo che tutti si credevano dovesse avere? Il motivo per cui Babylon non è stato il film dell'anno è secondo me da ricercare nel messaggio che esprime, e cioè guardate che il cinema non è un sogno, ma appunto può essere un terribile incubo. E probabilmente un problema aggiuntivo di questo film è proprio il suo regista, Damien Chazelle. Non fraintendete, per me Chazelle è un genio della sua generazione, ha
soli 38 anni ha già in carriera film pluripremiati come Whiplash, La La Land e Babylon, sembra un film dell'ultimo Robert Altman per quanto è diventato maturo. Ma il problema è che Chazelle fino a ieri è stato proprio ambasciatore di quella Hollywood un po' borghese, un po' autoriale, su cui in questo film lui vomita letteralmente addosso. In un certo senso Hollywood ha rifiutato che Chazelle abbia avuto questo moto di ribellione verso la Hollywood stessa, un po' come un genitore che fa finta di non vedere le inquietudini del figlio al prodigo. Ed è abbastanza evidente che lo studio che ha prodotto questo film, in un certo senso a film finito, ha cercato di mettere delle toppe, di correre un po' ai ripari, perché sia la locandina che il trailer raccontano solo il glamour, il cinema, la ricchezza, gli eccessi, ma manca tutto quello che è il substrato di Babylon, e cioè appunto questa sanguigna ricerca non della fama, ma semplicemente di realizzare questo grande sogno che però non esiste. Se ricordate, nel precedente episodio, quello in cui parlavo di Everything Everywhere All at Once, parlavo appunto di questo film come spot del sogno del cinema hollywoodiano. Ecco, qui siamo esattamente all'opposto. Babylon ti sbatte in faccia una Hollywood molto diversa, una Hollywood che ti sceglie a caso, ti mastica e poi ti sputa, perché tanto sta per arrivare un altro boccone. Damien Chazelle ci dice: ragazzi, occhio, perché Hollywood è una Babilonia di pagani, pieni di soldi ma privi di anima. E Babilonia nella Bibbia era la metafora di una società che in sé racchiudeva tutto ciò che di negativo c'è nell'animo umano. E direi che Chazelle non deve aggiungere altro. Il film ce lo siamo gustato fino all'ultima goccia e adesso ci abbiniamo una bella birra, anzi ci abbiniamo una grande birra. La birra che ho deciso di abbinare a Babylon è di un birrificio storico della tradizione belga, il birrificio DuPont, e la birra è la sua strong ale di punta, la Avec de Bon Vaux. La Avec de Bon Vaux è una birra che il birrificio ha creato per la fine dell'anno, infatti il nome della birra vuol dire auguri da parte del birrificio DuPont. È una birra molto ricca, molto appagante alla bevuta. C'è profumo di miele, c'è sapore di cereale, odore di fiori bianchi, camomilla, una bella schiuma zuccherina. Ho deciso di abbinare a Babylon questa birra perché veramente Babylon è un film che mi ha riconnesso con il mio amore per il cinema. Avessi dovuto brindare alla fine del film con una specifica birra, avrei assolutamente scelto questa. Vi ricordo ancora lo sponsor di questo episodio, il beer shop online 1001 Birre. Inserite il codice BARLEY1001 per ricevere un 5% di sconto su tutte le birre acquistate. Dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.